Io non lo so perché ogni volta che metto piede fuori casa per intraprendere un viaggio mi scoppi questa fame incredibile, vorace. Una fame devastante che non avrei mai in altre situazioni. Guarda quel cornetto com'è bello. Tanto lo sanno tutti, in viaggio non si ingrassa. Bentornati a In Viaggio con Barbascura ed oggi vi porto a Parigi. A Parigi ci ho vissuto nel 2016 e me ne sono innamorato. Mamma mia, che è sto schifo di caffè, ma senza senso al pudore proprio, poi vi denuncio. Questa è la torre di un tale Eiffel, mentre questo è l'arco di un tale Trionfo. Ma non sono venuto qui per fare il turista, a differenza di questo tipo spapanazzato a prendere il sole. Eccoci alla metro di Parigi. Visto che sono una persona brillante, ho comprato un carnet da 10 biglietti per la metropolitana. Di questi ne userò soltanto la metà, gli altri poi li appallottolo e me li incollo con un bicchiere d'acqua. Devo andare qua. A Stalingrado dobbiamo andare. Parigi è una città che o ami o odi. Molti la odiano per via dei parigini famosi per la puzza sotto il naso. E vi assicuro, non solo lì a giudicare delle turbe aeree che ti assalgono in metro. Mi era mancato l'odore forte di piede e ascella che c'è alla metro. Bello. Peccato che a Parigi i parigini non esistano, sono una leggenda. Ad ogni modo, perché sono qui? Durante la mia lunga permanenza nel 2016 a Parigi, organizzai insieme ad un manipolo di disagiati compagni di viaggio un festival, il Festival Magari, dedicato agli artisti italiani emigrati. E ce ne sono un casino, fidatevi. Musica, esposizioni, spettacoli e negroni come se piovesse. Negroni il cocktail, non i tizi di colore, vabbè. Il festival fu un successo e piacque talmente tanto anche ai mangialumache maledetti che abbiamo deciso di ripetere ed organizzare una seconda edizione quest'anno. Quel che vedrete oggi è il risultato di ben un anno di organizzazione, progetti, marchette, pizzi, minacce, casini inenarrabili. Ed ecco il luogo in cui si terrà il festival, che non per nulla espone delle bellissime bandiere della Filibusta. E finalmente riabbraccio i miei compari. Abbraccio collettivo! Ciao! Come andiamo? Non lo so! Che significa? Abbiamo una piscina, cazzo! Sì! Ciao carissimo, come va? Il luogo che deve ospitare un festival di teleportata deve essere grande. Ma che dico grande? Enorme! Ma non avendo un adeguato budget a disposizione, abbiamo optato per una sorta di baracca scomunicata ed infestata da spiriti maligni, in cui il disagio regna sovrano. E ivi potete averne un piccolo assaggino. Lo sentite il disagio dilagante? Lo sentite parlare? La sua voce minacciosa? Che bello, vedi? Ho questa lampada che sembra che voglia parlare. Un giro tondo, passa il bicchiere. Un giro tondo, dammi da bere. Un giro tondo, passa il bicchiere. Dammi da bere, per carità. Un giro tondo, passa il bicchiere. Un giro tondo, dammi da bere. Un giro tondo, passa il bicchiere. Dammi da bere, per carità. Un giro tondo, passa il bicchiere. Un giro tondo, dammi da bere. Però in cambio abbiamo una sala concerti ed una conviviale, giù una sala per lo spettacolo teatrale, sopra una sala per l'esposizione fotografica ed un enorme spazio per bere e far casino. Ed anche un topolino. C'è un topo? Vabbè, ma è piccolino e carino, dai. Lo facciamo uscire. Dove vuoi andare? Ah, è lì il tuo posto. È un assorbente, chiaramente. Vabbè, l'assorbente fa parte del panorama del paesaggio. E che vuoi di più? Per fortuna avevamo a disposizione una fantastica scopa che funge anche da canna da pesca. No. E quindi abbiamo totalmente ristrutturato e rimesso a nuovo questo luogo come dei bravi Amish. Risultati si iniziano a vedere, anche l'acustica è migliorata. Vaffanculo Pippo, vaffanculo Pippo, vaffanculo Pippo, Pippo. Bisogna andare a cambiare i soldi per il festival. Servono un sacco di spicci, se no la gente come paga le cose?
le cose che cosano, ah? Quindi, trovata la mia banca, ho cambiato un fracco di soldi in monetine piccolissime e pesantissime in una valuta che probabilmente non esiste nemmeno più, e tornando indietro mi sono slogato una spalla per portarli. Dunque, sono quasi le 11 di sera, non ho ancora mangiato, però questa è la sala che inizia a prendere forma. Questa è la sala concerti, finalmente molto meglio sistemata. Devo ancora aggiungere, guarda che bello. Sono molto fiero di quella sedia. I lavori proseguono mentre l'orologio scorre inesorabile, ricordandomi che non ho ancora cenato e portandomi in uno stato di iperattività monotona da bestia in modalità di sopravvivenza. Sono le 11 e ancora non abbiamo mangiato! Ho fame! Ma quindi eritreo o...? C'è anche libanese? L'eritreo è questo. Ragazzi, questo è indiano, mi interessa l'indiano. No, a me fa cacare l'indiano. E vaffanculo. C'è Bell'Italia. C'è Bell'Italia che è proprio italiana, si vede. C'è scritto però. Bell'Italia, ma senza posto. Bella no. Con 6 L, Italia. Oh, andiamo di pizza, raga. Andiamo di pizza. Cioè, è qua. Pizza. Andata. C'è pure un libanese là vicino, hai visto? Così possiamo scegliere. C'è pizza libanese. Perfetto. E c'è pure un cinese vicino. Ci abbiamo tutti. E c'è un ebreo che è la parte. Un ebreo. La foto della pizza non sembra molto. La foto non sembra molto. Figurati. Figurati. Io sento questo odore di hummus che ormai mi sta. Ormai si è chiamando, vero? Stiamo proprio amando. Sì, perché la pizzeria era comunque del libanese. Vabbè, se vuoi. L'avevo se detto vuoi io. Provarla. Perché vai? Dov'è il mio falaf? Perché a voi è arrivato il vostro falafel a me, no? Qui. Ho fatto togliere i cornicioni. Ah, bravo. Finita di mangiare la nostra pita falafel in questa tipica pizzeria italiana a Parigi gestita da turchi, intanto si è fatta una certa. Sono l'una, ma ancora non abbiamo finito. Andiamo a prendere i dolci. Su. Ci dirigiamo a casa di una signorina che ci ha omaggiato di ben 20 teglie di dolci per il giorno dopo. Questa è la mia faccia un pochino stanca. E questo è il rumore appena appena fastidioso della macchina che credo che stia minacciando di esplodere. Però è una macchina elettrica e se esplode non fa rumore. Ma mangiamole, non portiamole là. Sono solo 20 teglie, ce la facciamo. Dici me, dici a te. Tornati in sede mi rendo conto che c'è ancora un fottio da fare. Ma poco importa, riesco a raggiungere il mio obiettivo ed un pezzo di torta viene sacrificato al mio altare. Purtroppo la metro sta per chiudere e io devo andare a dormire a casa di un amico che abita tipo dall'altra parte di Parigi, che è un pochino grande. Quindi mi tocca abbandonare i miei compagni e correre. Correre veloce, perché farsela a piedi come farsi a piedi, non so. Roma gioia del colle. Ci mette un pochino tantissimo. Infine raggiungo il mio compare Emanuele ed il suo meraviglioso letto. Poi tutto si fa buio di colpo e scopro di essere collassato per la stanchezza. Il giorno dopo, appena svegli, io e Emanuele facciamo in tempo a fare un paio di prove, le uniche prima di stasera in cui ci esibiremo. Purtroppo non aveva plettri e quindi me ne sono dovuto fabbricare uno con dei pezzi di carta rotolati. Disagio. Mi faccio la doccia, mi lavo i denti, perché l'igiene orale è molto importante. E si torna al festival. Oggi è il gran giorno. Purtroppo, giunto in sede, vengo informato di un simpatico furto. Qualcuno ci ha rubato tutti i soldi della tombola che avevo ritirato ieri e che ci servivano per cambiare i soldi al bar. Circa 200 euro in gettoni di plastica. Comunque sia, chiunque sia stato, mi auguro li spenda in medicine. Ma vabbè, chi se ne frega, fosse questo a demoralizzarci. Dobbiamo finire di preparare, lo spettacolo sta per iniziare. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Figa. Purtroppo altri problemi si palesano. Scopriamo che i 60 kg di ghiaccio per i cocktail che avevamo ordinato non arriveranno. Ci è stato detto che è finito il ghiaccio a Parigi. Come cazzo fa a finire il ghiaccio? A Parigi poi! Pare che lo stesso giorno ci fosse a Parigi la festa della musica, il Gay Pride, la parata del giraffe e pure il papa che stava passando. Forse l'ultimo, non lo so, però è probabile. Insomma, sia per il caldo che per i troppi eventi, tutti i distributori erano off e le strade erano bloccate.
Fanculo! Potete fermare il ghiaccio, ma non fermerete la nostra sete. Quel giorno abbiamo avuto spettacoli teatrali, proiezioni di corti, alcuni molto originali, devo dire. Tipo questo qua. Questo era molto originale. Vedere apparire questa scritta vi assicuro che è stata un'emozione. La mostra fotografica veramente figa, con tanto di foto dei ruderi dell'Aquila, che detta così non sembra un granché, ma vi assicuro che ha una potenza narrativa notevole. Ed ovviamente concerti, e dai concerti ci tengo particolarmente perché li ho organizzati io. Insomma, ci ho messo le mani. Una cosa naturale. Sono Birimbao e tu? Abbiamo trovato un musicista che suonerà con noi. Ok. Che cos'è che suona? Sono Birimbao, che è uno strumento brasiliano. Birimbao? Berimbao. 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 Qual è Berimbao? È questo. Poi c'è un pandero. È un tamburello. Com'è che è chiamato tamburello? Pandeiro. Pandeiro. Foi portato do Brasil e pelos portugueses. Ah, ok. Suonava nas cortes, nas festas das cortes francesas in Brasil. È normale che questo sia un oggetto un po' fallico, un po' ricorda? Sì, sì. È proprio sì. Così che sì, essere. Perché cada zucca c'è una tonalità diversa. Se la zucca è piccola è grave, se la zucca è media è un medio, sì, se la zucca è grande è agudo. Adesso ci sono un po' di birimbao. E poi dobbiamo suonare insieme, ricordati. Mi fido di te, tranquillo. Fai quello che ti senti. Io mi fido di te. Tanto stiamo improvvisando. Ah, hai capito. Perfetto, va benissimo. Parte la musica. O pandeiro. Vamo là. Oi la, oi la, e batti, quero me cair. Oi la, oi la, e batti, quero me cair. Oi la, oi la, e batti, quero me cair. Oi la, oi la, e... Vuoi vedere come lo sono io quello? No, sì, non so suonare benissimo. Sì, 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 Ale. Guarda, dai, tieni questa. Ti faccio vedere. Guarda come suona, un italiano suonando un verdadero tamburo italiano. No, questo si prende così. E si fa così. Ah! Ah, non so più suonare. O tempo passa, o tempo passa, o tempo vola. Sto diventando vecchio. Il festival è stato un successo, probabilmente grazie anche a questo meraviglioso bagno rosa con le luci degne di Kubrick. È passato a trovarmi anche qualche membro della ciurma selvatico, che approfitto per salutare. I musicisti hanno spaccato di brutto, tutti eccezionali. Ma in particolare questi tizi qua. Oh raga, sì, tizi fenomenali proprio. Incredibili, bravissimi, bravi. Sei felice tu? Sei molto felice? Quanto sei felice? È tanto felice. Purtroppo, come tutte le cose belle, ad un certo punto la festa è finita. Ed è arrivato il momento più fastidioso di tutti. Il momento in cui si smonta tutto. Un giro tondo passa il bicchiere, un giro tondo dammi da bere, un giro tondo passa il bicchiere, dammi da bere, per carità. Comunque, qualcuno ha perso i suoi braccialetti di capelli umani. Se siete interessati, scrivetemi il recapito nei commenti. Ormai è notte, tutti hanno mangiato, tranne noi organizzatori. E a noi non pensa mai nessuno, cattivi. Quindi abbiamo assalito le ultime teglie con uno sciame di locuste. Ed infine, soddisfatti e distrutti, siamo tornati a disperderci nel mondo. Rendi conto! E abbiamo fatta pure questa! Siamo rifatta! Vai, salutare! Bene, qua. Dici questa cosa. Fa schifo. Ciao, voglio. E si ritorna a casa. Ed eccoci alle 3 di mattina. Emanuele mangia una carbonara e si vede un documentario sui tossici a Londra. Perché? Non lo so. Io so solo che a questo punto ho mollato la lotta e sono collassato.
Questa è la mia faccia 3 ore e mezza dopo, quando la sveglia ha tragicamente suonato. Nemmeno la doccia ha potuto ridarmi il pieno controllo del mio corpo. Saluto il mio compare Emanuele e con questo la nostra avventura si conclude. Quella a cui avete assistito oggi è ben un anno di fatiche, telefonate, sequestri, accordi, mazzette a cardinali ed investimenti. Fa strano vedere tutti questi sforzi condensati in una singola giornata. Tutte queste persone che hanno scelto di prendere parte, adoperarsi e faticare, senza alcun ritorno economico, al solo scopo di creare qualcosa di bello, che per un poco ha reso il mondo un posto più piccolo, in quella che per alcuni è solo una patria di passaggio, per altri è una meta definitiva, anche se ancora non lo sanno. Se non si fosse capito, ne sono davvero orgoglioso. E se lo chiedeste a me, ne è valsa ogni singola goccia di sudore. Ho una brutta notizia per voi. Mary 2, ribattezzata Rosemary, è deceduta. No, Rosemary, mi mancherai. Perché non mi sei sopravvissuta? Insegna agli angeli a condire le patate al forno.